ha apprezzato la nostra disponibilità. E sarò molto breve perché io in questa circostanza voglio intanto ringraziare Enrico e Graziano che in un periodo abbastanza lungo hanno dato la loro disponibilità a ragionare, a ripensare. Voi sapete che non è una cosa semplice intraprendere un'iniziativa politica e un'iniziativa amministrativa. Quando a una persona, per esempio Graziano, perché gli abbiamo chiesto di dare la propria disponibilità a fare il sindaco, abbiamo messo candidato. Ma questo è anche Marco, si mettono in gioco, credo, una serie di problematiche relative alla famiglia. Allora io per questo vi voglio ringraziare perché avete dato la disponibilità alla sezione e al partito. Concludo dicendo che ci rivedremo nei prossimi giorni, che oggi è la prima iniziativa che facciamo, ma questa sede è a disposizione anche degli altri candidati alle primarie e se ci riusciamo con la disponibilità di tutti proveremo a fare un incontro con tutte e tre. Adesso passo la parola a Enrico perché sono le 7. Grazie. Va bene, grazie a tutti intanto di essere venuti perché oggi è lunedì, approfittiamo della vostra gentilezza, diciamo, le famiglie, le cose. Però ci tenevamo abbiamo preso l'impegno col circolo e con tanti di voi che non sono neanche iscritti al PD ma che ci hanno dato una mano di aggiornarvi, di coinvolgervi in tutte le decisioni. Le cose sono andate, io le riassumo brevissimamente. Dopo quell'assemblea io ho chiesto a Francesca, non solo io penso, comunque io sicuramente sì, di convocare una riunione che la segretaria prontamente convocò la sera di tutto il gruppo dirigente di Pescara perché si parlava di tanti candidati del PD, secondo me troppi, e in quella sede io proposi un sondaggio d'opinione che doveva servire non a decidere nulla, però a fare un'idea più precisa delle possibilità che ognuno di noi poteva avere di rappresentare bene il partito. Poi questo è il problema, non è che noi volevamo fare i candidati, almeno io sicuramente, anche Marco, per un fatto personale. Quindi si trattava di capire con un sondaggio chi di noi poteva essere la candidatura di servizio più opportuna, quella più utile al partito in quel momento. Quella sera, con l'aiuto di Francesco e di altri, prendemmo questa decisione, trovammo anche il finanziamento non facile sul partito per fare questo sondaggio e il sondaggio si è fatto un po' più. Quel sondaggio, alcuni entravano allora, tra di Cecco, io, Blasioli e Di Pietrantonio, fu aggiunto secondo me intelligentemente per chi ebbe questa idea, Marco, meno intelligentemente fu aggiunto Gianluca Fusilli, non per Gianluca che voi sapete benissimo cioè, di questa sezione, ma semplicemente perché era il primo firmatario insieme ad altri della mia candidatura, quindi evidentemente era una presenza un po' strana diciamo in quel sondaggio, ma questo non ha importanza. Quello che ha importanza è che Marco in questo sondaggio ha avuto un riscontro oggettivo superiore a ogni immaginazione, comunque sicuramente molto importante, tanto importante che noi abbiamo valutato insieme, a parte per l'amicizia e la stima personale che c'è, di parlarne, perché quando in un sondaggio d'opinione si è tutti diciamo in una fascia di pensiero come eravamo noi, io, Moreno, Blasioli e Fusilli dietro di me, insomma in una fascia abbastanza normale, però diciamo che la presenza di Marco e Marco come personaggio stava molto avanti e anche in tante sfaccettature, perché sapete che i sondaggi non è chi arriva prima, i sondaggi sono una serie di domande che ti spiegano per esempio chi è più in grado di penetrare non so nell'elettorato di Grillo invece che nell'elettorato di centrodestra, chi ha una immagine pubblica, nell'opinione pubblica più ampia, meno ampia, la notorietà, sicuramente la legalità, la trasparenza, il fatto che Marco comunque è una persona giovane, più giovane di me e di altri, quindi una serie di caratteristiche che facevano di Marco la candidatura più grande. Io l'ho vissuto in questo modo, ne ho parlato anche con Francesco, il consigliere regionale, pochi giorni dopo, e ho valutato che conveniva ai candidati del PD se era possibile decidere di fare fronte unitario attorno a una candidatura che appariva
la più valida in questo momento, anche perché la Vincecco, che pure andava bene nel sondaggio, aveva subito detto di non essere disponibile per il deputato, eccetera, e così mi sono comportato, data la mia disponibilità al partito, sono andato a parlare con Marco, perché considero due le motivazioni fondamentali. Quella che ho detto, cioè il fatto che il Partito Democratico è un partito di governo, che è il Presidente del Consiglio Renzi, che oggi ha preso la fiducia, non è un partito di, né di ragazzini né di capricciosi, i quali pensano tutti quanti di voler fare il sindaco, di voler fare il Presidente della Repubblica. È un partito che deve risolvere i problemi vostri, dei cittadini, delle famiglie, del lavoro, non un problema, i problemi nostri che cercano della sedere là, i problemi vostri, di quelli, cioè della gente che ha bisogno di risolvere i problemi. Quindi le candidature del Partito Democratico devono essere fatte in funzione di un ragionamento politico, in termini di servizio, non in termini personalistici. Seconda motivazione, Marco era andato obiettivamente meglio degli altri e quindi meritava la fiducia, diciamo, nostra del partito. Terza motivazione, questa è la mia personale, che do, la penso così, lo dico apertamente, voi lo sapete che qui io parlo sempre chiaro, quindi fanno gli spiati in questo secolo, in questa abitudine. Secondo me presentarsi in sette candidati del centro-sinistra rasenta la buffonata. Lo dico proprio apertamente, è una vergogna secondo me. Presentarsi con sette candidati per fare il sindaco significa comunicare ai cittadini che, non, che è una cosa poco seria, perché se tutti pensano di poter fare il sindaco, vuol dire che il sindaco non è considerato per quello che deve fare veramente, cioè risolvere i problemi dei cittadini, e cioè andare là dalla mattina alla sera, fare le delibere, trovare i soldi, avere le relazioni politiche, andare alla regione e far valere le ragioni di Pescara, cosa che Marco saprà fare, cosa che Mascia non ha saputo fare. Questa città è stata abbandonata in questi 5 anni, dai fondi europei, dalla regione, non sono fatti lavori pubblici, adesso queste 4 imbarcature preelettorali, ma non si è fatto nulla, perché la gente non sa fare per tutto il mestiere lì, cioè non sanno fare gli assessori, non sanno fare il sindaco, prima ancora della politica. Lì bisogna stare piegati sulla sedia, fare i progetti, farsi approvare delibere, andare a Bruxelles quando serve a vedere i bandi, fare le cose serie. Questa cosa non la può fare chiunque, non è che siccome uno ha 50 amici pensa di poter fare il Presidente della Repubblica, non è questo il punto, ecco perché io volevo dare un esempio nel mio piccolo, naturalmente sapendo, questo è, finisco, che voi mi avete domandato, quindi detto subito a Carlo, io lo faccio, l'ho detto a Francesca, lo faccio volentieri per Marco, che stimo particolarmente, con cui c'è un'amicizia personale, però questa è la sede nella quale io sono partito, questa è la sede nella quale io torno, cioè io vorrei che voi foste d'accordo con me, non dico su tutto quello che ho detto, ma sull'opportunità di fare una scelta al servizio del Partito Democratico, del centro-sinistra, perché è chiaro che se non fosse così dovrei ammettere io di essermi sbagliato. Quindi io, lo spirito con cui ho fatto queste scelte è questa, secondo me Marco ce la può fare a vincere le elezioni, quindi ancora delle primarie, può bucare in tanti magari settori della città, della realtà dove magari io stessa avrei avuto forse più difficoltà di lui, non lo so, sicuramente il sondaggio è tutto questo ed è un segnale positivo. Si tratta di lavorare sui giovani, io lo dico a Marco qua l'alta voce prima di finire, con Dario, ringrazio mia figlia, abbiamo fatto un lavoro sui giovani, potrebbe dire tranquillamente lei che ha raccolto per me per 60-70 firme di giovani. Io posso dirvi, lo potrebbe dire lei meglio di me, che più della metà avrebbero votato per me, forse 2/3. Questo è il clima, fuori da noi il clima è che Grillo non sta, come si dice, al 10%, secondo me sta al 30%, al 28%, al 25%, e ci sta non perché Grillo è bravo, ma perché la gente non ne può più del sistema di partiti, cioè siamo noi che provochiamo, non noi i partiti nazionali, regionali, una reazione negativa, tale per cui loro Grillo non vanno a votare, e questo è un grande voto. E Marco, secondo me, è una persona fresca, nuova, forse riesce pure a colloquiare di più, forse riesce a passare di più magari di uno che ha una storia politica più pesante, che quindi magari può darsi che non riesca a essere diverso da quello che gli altri pensano che tu sei, no? Perché conoscono la tua storia. Quindi, secondo me, una buona candidatura ce la può fare. Io vi prego stasera di accoglierlo, non parlerà, e di fare, diciamo, quello che ce l'ha impegnato a fare per il partito, non per me, cioè tutti insieme l'abbiamo fatto per Graziano, l'abbiamo fatto per Enrico, spero che lo faremo per Marco, per portare questa città alla vittoria centro-sinistra, perché è finito veramente. Se non succede, noi faremo un capolavoro. Se riusciremo a vincere la regione, a perdere a Pescara, veramente andremo sui libri di storia, sarà veramente un capolavoro, che vorrà dire veramente che ci siamo suicidati. Io credo di no, sono ottimista, e quindi passo il lavoro a Marco facendo il migliore augurio.
Le cose, però ci tengo in questa sede che per me è una sede molto, è una sede molto importante per il partito, perché è uno di quei circoli che danno vitalità all'attività di un partito e che sono l'essenza di un partito, senza i quali questa nostra casa comune non avrebbe senso, se non ci fossero appunto circoli come questo. Quindi ci tengo a dire a voi, proprio a voi, spero che si sia capito, che io ho provato a mettere in campo un meccanismo di decisione per questa importante scelta politica per la nostra città e per il nostro partito, un meccanismo diverso dal solito. Cioè, ho provato a riportare dentro il gruppo dirigente del partito, perché non mi rassegno al fatto che le primarie sostituiscano completamente l'attività del gruppo dirigente. Spero che le due cose possano procedere parallelamente, cioè primarie, apertura alla città, però selezione del lavoro, dei contenuti e anche della classe dirigente politica da parte del PD. Quindi ho provato a mettere insieme il gruppo dirigente, farli lavorare, farli parlare, cercare di trovare insieme una linea comune, sostanziati da una serie di passaggi, tra cui anche il sondaggio. Ho provato a mettere tutti di fronte a una scelta, ho detto qui non si tratta di vincere le primarie, qui è necessario vincere le secondarie, e siccome spesso nel nostro partito si è verificato il contrario, cioè un grande successo per le primarie e poi perdevamo, i nostri candidati perdevano le secondarie, allora ho ritenuto di mettere il gruppo dirigente di fronte a questa scelta molto importante. È la prima volta che usiamo questo strumento per selezionare il sindaco della nostra città, e ho provato a far ragionare il gruppo dirigente. È stato un po' difficile perché, come sapete, poi alla fine molti si vogliono candidare lo stesso perché hanno fatto un lavoro indipendentemente da quello che in quel momento il partito si chiede di fare. Enrico invece ha capito lo spirito con cui io li ho messi intorno a un tavolo, e di questo lo ringrazio. Adesso andiamo avanti comunque, sapendo che il risultato, l'obiettivo è quello di maggio. Marco è un ottimo candidato, è una personalità molto apprezzata nella città, e il risultato diceva, il sondaggio diceva anche che è molto consolidato nel nostro elettorato di centrosinistra. Quindi il nostro elettorato di centrosinistra lo riconosce, gli riconosce un'autorevolezza nel nostro campo. Quindi io sono sicura che Marco farà bene. Io spero che vinceremo, diciamo, il turno successivo, perché le primarie sono un bellissimo momento di partecipazione, ma noi non ci dobbiamo dimenticare che dobbiamo togliere la città da questo torpore in cui ormai è caduta da 5 anni, si dorme, una città che dorme, non cresce, non si sviluppa, non fiorisce. E quindi sono sicura che l'appuntamento vero è quello del 25 maggio, per il quale vi chiedo un ulteriore impegno successivo oltre a quello delle primarie. Grazie. Ma sappi una cosa, la brevità degli interventi consentiranno anche delle domande. No, posso garantire sul punto, buonasera a tutti, perché io amo la sintesi, in quanto ricordo Montanelli che diceva che il lettore se gira la pagina si annoia, quindi editoriali brevi e possibilmente incisivi. Io inizio con i ringraziamenti, pragmatica ma particolarmente sentiti, perché innanzitutto vedere una sala così è per me la miglior medicina contro questo clima su cui dirò qualcosa di distanza, di disinteresse, di apatia. E poi mi fa molto piacere che questo incontro si svolga in questo circolo con questi signori che sono al mio fianco, perché l'ha detto prima Enrico, che ha deciso sostanzialmente, assolutamente in controtendenza con l'andamento generale, di compiere un atto di generosità piuttosto sconosciuto nel settore della politica, per non dire della vita. Quindi l'idea di camminare insieme, di correre insieme, io sto utilizzando molto la metafora del correre, mi piace particolarmente, alla luce anche di un rapporto personale che, diciamo, dura prima della mia discesa in campo, come si suol dire. Io sono qui perché il dio dei sondaggi è una nuova religione, sostanzialmente.
questo è oggettivamente quanto è accaduto. Io, diciamo, sono stato naturalmente contento del risultato di un sondaggio che mi ha confermato quello che nella mia vita di redazione di tutti i giorni, diciamo, riscontro, cioè quello di, diciamo, avere una certa, un certo grado di apprezzamento da parte dell'opinione pubblica. Ringrazio naturalmente Quanto all'interno del Partito Democratico hanno deciso, alla luce di questo dato del nuovo Dio, di sostanzialmente aiutarmi, supportarmi e correre insieme, la metafora della corsa, dicevo. Confesso che all'indomani, tutto questo è avvenuto molto velocemente, comunque all'indomani sostanzialmente della proposta rivoltami dal Paolucci, il nostro segretario regionale, di insomma scendere in campo, era un po' di, diciamo, io mi sono sentito, ripeto, questa è una conversazione franca, un po' come chiamato alle armi, perché c'è stata un'indicazione molto chiara e netta da parte della pubblica opinione, naturalmente un'indicazione virtuale che io mi impegnerò a trasformare in reale prima il 9 di marzo e dopo e soprattutto il 25 maggio, anche se io immagino che sarà necessario anche il turno di ballottaggio in un quadro politico così spezzettato e tripolare alla luce della legge che legge per l'elezione diretta del sindaco, e quindi questo mi sembra indispensabile. E quindi proprio questa considerazione che ho visto nei miei confronti manifestarsi non solo attraverso le forme tradizionali, cioè un signore che ti ferma per strada, ma anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, questi social network di cui tanto si parla, ecco, tutto questo mi ha dato un senso, quello del, cioè della responsabilità, perché penso che quando ti viene chiesta una responsabilità sia doveroso diciamo rispondere di sì. Dico questo alla luce di un fatto, perché io cerco sempre di non essere chiuso in me stesso. C'è un grande poeta, Kipling, che parla: sei un uomo se riesci a parlare con re e a camminare insieme alla folla. Ecco, perché io cerco di camminare insieme alla folla, cioè di sentire quello che accade intorno a me, non mi sfugge questo clima terribile che c'è in giro, un clima di disagio sociale enorme, di crisi economica orrenda, i suicidi per debiti, le imprese che chiudono, Camplone, il negozio, il bar storico della città che appunto chiude in battente, soprattutto una sfiducia che a mio avviso va combattuta, perché essa mina in qualche modo le fondamenta del nostro vivere sociale, perché penso che diciamo, la tensione e le tensioni sociali diciamo rischiano oggi di divergere da certi binari, quelli cioè della legittima espressione del dissenso. Ed è proprio sul tema della fiducia che io sto iniziando delle riflessioni che voglio condividere con noi. Io voglio impegnarmi e mi impegnerò al massimo per cercare di far riconquistare un po' di credibilità alle nostre arrugginite istituzioni repubblicane. E poi vedete, questo poi in realtà è molto più semplice di quello che sembra, perché se qualcuno di voi, come immagino, ha avuto modo per esempio di affacciarsi al comune, Piazza Italia 1, avrà notato che ci sono dei tornelli, che sono una rappresentazione plastica di sfiducia, che tu come fai a diciamo, veicolare l'idea che il comune è uno strumento utile a disposizione della cittadinanza, cioè c'è uno sbarramento in entrata. Ecco, poi si dice spesso qual è la prima cosa che farai, eccetera. Adesso, però quella sicuramente è una cosa simbolica che vogliamo togliere. Però io credo che la fiducia non si ottiene con le dichiarazioni, ma bisogna meritarsela con gesti e fatti molto molto concreti. Io a voi dico quello che ripeto in questi giorni: se io vincerò le primarie, come immagino, se io vincerò le secondarie, come penso sia possibile, io mi impegnerò al massimo delle mie energie. Io sono un avvocato, nella vita ho sempre tenuto particolarmente la mia indipendenza e il mio studio professionale, perché io voglio esercitare la mia responsabilità in politica essendo autonomo, non dovendo dipendere dalla politica per andare avanti. Io mi, diciamo, cesserò l'attività da avvocato e rischio in prima persona, perché non c'è un caldo posto pubblico che mi aspetta dopo, e tornerò dopo 5 anni, naturalmente organizzandomi con dei colleghi e amici che mi daranno una mano. Una cosa alla volta, perché mi sono imposto anche questa regola, diciamo, mentale, cioè di pensare ad un obiettivo alla volta. Io adesso ho tutte le mie energie concentrate sul 9 marzo, al 9 marzo si aprirà
una pagina nuova. Cosa dire alla città? Rispetto al 2009, io ho già dato la candidatura a sindaco e sono consapevole di che grande onore sia il fatto di poterla svolgere due volte. Mi vengono in mente le parole di un grande saggio che rispetto tantissimo, che è Felice, che è iscritto a questa sezione, che sono andato a trovare qualche giorno fa. Cioè, è davvero un grande onore, però io, perché questo, diciamo, che vesta, che in qualche modo nutra questo grande onore, mi dovrò impegnare in primo luogo per fissare quella che per me è, diciamo, una chiara linea del piano, in un certo senso. Io non sono il mago Merlino, io prometto impegno e dedizione, non ho la bacchetta magica. Penso che una pubblica amministrazione abbia il dovere di indicare delle priorità che intende perseguire. Non credo ai libri dei sogni, non credo ai programmi da 250 pagine, ci sono delle priorità che noi dobbiamo fissare. Queste priorità io le sottoporrò. C'è un'elaborazione programmatica in corso, una cosa non accaduta nel 2009, allorché la partita fu, diciamo, un po' casuale. E penso che, diciamo, una stella polare che guiderà in questo è l'attenzione alla qualità della vita, come cura delle persone e come cura dell'ambiente in cui le persone vivono. Perché penso che il bello, o se vogliamo il non brutto, perché esistono anche delle brutture in questa città abbandonata, come è stata detta, sia un qualcosa che aiuta la vita delle persone. Guardate, non lo dico io, ci sono degli studi economici che mostrano come le realtà diventano attrattive dal punto di vista imprenditoriale, non se c'è un mezzo punto di tassazione in meno, ma se, diciamo, si vive bene, se c'è fiducia, se c'è voglia in qualche modo di sentirsi comunità. Non è questa la sede per entrare nello specifico, ma vi assicuro che qui alla fine di questo lungo viaggio ci saranno molte occasioni per approfondire. Lancio solo questo piccolo flash, che è un argomento cui tengo molto, che penso che qualità della vita significa appunto attenzione alle piccole cose, ma significa anche e soprattutto salvaguardia del territorio, perché penso che troppo spesso l'uomo abbia sfidato ciecamente la natura per la propria ingordigia e brama di denaro. Traduzione, questo modello di sviluppo basato sulle costruzioni ad infinitum, finché non si esaurisce tutto il suolo disponibile, per quanto mi riguarda appartiene al passato. E devo dire che non lo dico solo io, c'è tutta l'urbanistica, io sono debole per l'urbanistica, non perché sia interessato, diciamo, ai vani in più, ma perché urbanistica significa, diciamo, rispettare le proporzioni, e mi piace l'idea di un mondo ordinato. Lasciatemi dire poi quest'altro aspetto che mi sta anch'esso molto a cuore. Io sono convinto di questo, cioè noi abbiamo chiuso con una fase in cui la leva finanziaria consente massicci interventi del pubblico. Traduzione, bambole, non c'è una lira. Ricordate Garinei e Giovannini, ok? Però se le risorse sono contratte restano due leve da azionare. L'una è quella della norma, del potere della norma per facilitare e semplificare la vita delle persone. Ho sentito una infinita serie di lamenti circa il bizantinismo delle procedure necessarie per ottenere licenze edilizie, licenze urbanistiche, per aprire un bar, eccetera, eccetera. E noi sicuramente dobbiamo impegnarci per, diciamo, migliorare questo prodotto, perché non è possibile che chi oggi assume una decisione quasi controcorrente di questi tempi, cioè quella di investire per aprire un'attività economica, debba scontrarsi con una burocrazia così cieca e così ottusa. Ma oltre alla norma esiste anche un dato, che è quello dell'innovazione, dell'idea, dei talenti sostanzialmente. Mi rincuore il fatto che la nostra Pescara abbandonata, la nostra Pescara in cui ci sono tutti questi cantieri dallo sapore così elettorale che determineranno una giungla nei prossimi mesi. Provate voi ad attraversare Corso Vittorio Emanuele, e potrei citarne altre di situazioni critiche, e qui non ne parliamo. A me sta a cuore, dicevo, questa idea, e davvero concludo, che è l'innovazione. Attenzione, non stiamo a Palo Alto in California, non c'è la Apple, non ci sono, però l'innovazione produce sempre e comunque ricchezza. Però noi dobbiamo pensare ad essere un comune in grado di facilitare l'innovazione. Questo può significare tante cose. Io ricordo
la partita, erano 5 anni fa, come passa il tempo. C'era uno strumento, la zona franca urbana, che poi si è arenato nel corso del tempo. La zona franca urbana è sostanzialmente un sistema di tassazione che consente, diciamo, facilitazioni fiscali per chi intraprende impresa in determinati pezzi della città. Quella è una via che peraltro segue il percorso europeo bloccata, ma è quella la direzione di cui muoversi. Ma molto più semplicemente io penso che innovazione significhi anche mettere insieme, facilitare l'unione di giovani professionisti, di giovani talenti che in qualche modo creano un prodotto innovativo, perché se voi mettete insieme in uno studio un architetto, un ingegnere, un avvocato, un geologo, eccetera, questi sicuramente renderanno un prodotto innovativo che si riflette sulla capacità di creare ricchezza in questa nostra Italia, in questa nostra Pescara così, così prostrata. Ultimo, ma non ultimo, un appello che forse non ha senso rivolgere in quest'aula di gente che dedica il suo tempo di lunedì pomeriggio per venire a sentire il sottoscritto, e cioè quello che le primarie siano davvero, come si dice, quel festival della democrazia che noi vogliamo che siano, cioè che siano primarie partecipate, che siano primarie in cui davvero la palla in qualche modo torna alla cittadinanza. Dico questo con la consapevolezza, diciamo, anche, come si dice, Cicero pro domo suo, anche del fatto che io credo che un'ampia partecipazione sicuramente possa favorire una candidatura come la mia, ma anche alla luce di dati recenti, cioè le primarie che si sono tenute dello scorso fine settimana in importanti città del nord, Bergamo, Giorgio Rodi farà il candidato del centro-sinistra e Brescia, hanno visto punte di partecipazioni davvero basse, inferiore alle 1000 unità. Ecco, io spero che Pescara possa andare in controtendenza rispetto a questo dato. Vi ringrazio. Guido. Io non come voglio intervenire. Dicono tutti così, Ma sono stato ha parlato dei primi. Allora io una cosa per quanto riguarda i primi. Perché le elezioni amministrative si fanno in contemporanea con le elezioni europee, ovviamente i grillini useranno l'arma che già stanno usando, quello dell'euro, di uscire fuori dal euro. Certo, tutto può essere, noi possiamo anche uscire dall'euro, però dobbiamo sapere che una volta usciti dall'euro dobbiamo spegnere i nostri riscaldamenti e lasciare le nostre macchine. D'altronde questo fatto già è avvenuto nel 72, vi ricordate? Vi ricordate che è successo nel 72? Io sto dicendo questo perché è giusto che i nostri candidati lo devono argomentare, perché è arrivato un certo punto e stiamo arrivando a parlare tutti viva cosa. Se noi argomentiamo i vari problemi, automaticamente la gente si convince, perché noi non possiamo andare alla gente votata in PD, ma per quale motivo? Spiegando la motivazione di vari argomenti. Tanta gente questi fatti non li sa ed è giusto che li vengano, cioè per farvi capire il quadro, che nel 72 è avvenuto già questo quadro, tant'è vero quando il petrolio da $30 è schizzato a $60 e automaticamente l'Italia è rimasta in quelle condizioni. Allo stato attuale, che il petrolio viaggia da 105 a $95, immaginate quando, se noi usciamo dall'euro, noi siamo completamente buttati giù, e questi sono irresponsabili, cioè i grillini sono gente irresponsabile, c'è niente da fare. D'altronde non vogliono accettare il dialogo, non accettando il dialogo per nascondere certe realtà. E i casi di interesse, vi ricordate nel 72 al 22%, che adesso sono neanche 0,25%, ecco per questo. Allora ritornando sulle nostre candidature, noi per esempio come partito sicuramente abbiamo fatto un errore, perché abbiamo messo tre candidati che bene o male, io non dico, ma se prenderanno 25% rimane 25% che lo prenderanno gli esterni nostri, per cui al primo turno io già penso che è difficile che uno dei nostri candidati passi il 40% e saremmo costretti a fare di nuovo uno sforzo eccessivo per ritornare dei primi due, perché lo sapete che chi non prende il 40%
dei tre candidati, chi non raggiunge il 40%? No, dei sei. Dei sei, vabbè, oddio, i nostri tre candidati. Ma no, ma per tutti. Però, meno male, potenzialmente i nostri tre candidati dovrebbero arrivare al 75%, se no, non questo. Allora, se allora arriveremo al 75%, e per noi diventerà uno sforzo non ugualmente eccessivo. Ecco perché io allora proposi una candidatura unica. Per questo io ringrazio Enrico, che ha avuto questa sensibilità di fare un passo indietro che non abbiamo. Le iniziative che sono state fatte dei tre candidati ultimamente, prima è cominciato sabato Moreno, ieri l'ha fatto Blasioli e oggi l'ha fatto anche Adassino. E noi siamo questo circolo è un circolo che è una testa, un pensiero, abbiamo tante componenti e stiamo andando sempre d'accordo. Noi come componente già avevamo deciso precedentemente, anche qua avevamo offerto la candidatura a Marco senza dirglielo, però noi siamo tutti disponibili, amici, di votare, continuare, e auguriamo a Marco di una vittoria. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie a Marco Alessandrini per essere qui con noi questa sera. E io volevo iniziare intanto usando un termine. Oggi ho ascoltato quasi per intero il discorso che ha fatto Renzi al Senato, non so chi di voi ha sentito, sono ricorso in due parole molto. Uno, il coraggio, molto di moda, perché chiaramente per affrontare i problemi che ha il nostro paese e per affrontare i problemi della nostra città ci vuole molto coraggio. Poi ha usato il termine che hai usato anche tu, quello della fiducia. La fiducia è importante perché nessun popolo, nessuna comunità, se non ha fiducia nel proprio futuro, è in grado di affrontare le sfide che oggi ci sono di fronte. Io però vorrei fare questo mio breve intervento usando un terzo termine, che è la generosità. Ed è un termine che Marco in parte ha detto prima, però vorrei usare questo termine rivolto ad Enrico. Perché è vero, siamo in un contesto in cui c'è molto individualismo, ognuno pensa spesso, forse sono i tempi, forse sono 20 anni di berlusconismo che ha rovinato questo paese, ma ognuno pensa per sé e ognuno pensa che quando c'è un'opportunità quella va colta, perché poi il treno non si sa se ripassa un'altra volta da quella stazione, magari la prossima volta fa un giro più lungo. Allora, il fatto che Enrico, nonostante in questa sezione abbiamo l'ultima volta, abbiamo tutti quanti insieme deciso di sostenerlo per la candidatura alle primarie per il sindaco di Pescara, il fatto che abbia fatto un passo indietro dimostra che in questo partito ci sono delle persone che hanno a cuore il futuro di una comunità. Io lo dico perché se no sembra tutto scontato, tutto che va tutto così, invece sono episodi che vanno rimarcati perché non è un qualcosa che connota il nostro stare insieme. Quindi io ti esprimo il mio più sentito ringraziamento, perché anch'io penso sinceramente che Marco Alessandrini sia la persona più adatta, più adeguata per riconquistare Pescara, per fare in modo, per uscire da 5 anni, che adesso mi dispiace, no, dell'Europa ne parliamo quando magari discutiamo dell'Europa, ci sono di cose da dire, mi limiterò a fare 2 battute su Pescara, perché Pescara era difficile dopo D'Alfonso fare il delineo. Diciamo la verità, abbiamo vissuto 5 anni in quel periodo straordinari, però insomma il fatto che da 5 anni dell'Alfonso sia passata 5 anni di nulla, insomma questo deve, come si dice, ci deve far riflettere se poi vogliamo stare in un luogo in cui si sta bene, si vive bene e si possa fare un progetto di vita per noi e per i nostri figli, oppure si vive in un luogo in cui basta un commissario prefettizio, perché non è che noi eleggiamo il sindaco, la politica, questo siamo in un luogo di partito, la politica serve se si guarda un po' più oltre,
l'ordinaria amministrazione, se no non ha senso che mettiamo lì un sindaco eletto, dei consiglieri comunali o degli assessori per far giustare i marciapiedi. Un manager lo farebbe molto meglio, perché non ha manco tanto gli impicci che deve discutere la sera con quell'assessore o con quell'altro. La politica deve avere più ambizione, deve guardare avanti, perché la politica è quello che determina il futuro delle persone, nostro, delle persone, uomini e donne. Allora, se c'è questa ambizione, allora noi dobbiamo dare a quel ruolo il giusto valore. Dopodiché, io penso, l'ho detto l'altra volta, lo ripeto, ho preso la parola anche per questo, noi dobbiamo avere un progetto sul Comune Marco che costi di meno e funzioni di più. Perché o partiamo da alcune cose, tipo noi dobbiamo abbassare la tassazione ai cittadini e a chi si mette in gioco in questa città a fare impresa. Deve costare di meno. Renzi l'ha detto sia il ministro Madia, l'ha detto oggi e mi è piaciuto, partendo la macchina si parte sempre da chi la dirige. C'è un termine che si chiama dirigente. Chi fa il dirigente è uno che ha responsabilità, io sono un dirigente, si mette in gioco e non può avere il posto garantito. Se no non sei un dirigente. Sei uno che fa il lavoro, sei un lavoratore dignitoso, ma non sei un dirigente. Quindi la macchina deve costare di meno e deve funzionare di più. Dopodiché, concludo con una battuta, credo cara a noi che viviamo qui, il primo atto togli i tornelli, il secondo atto togli la luna. Ci vediamo dopo, io ho cominciato a andare. Allora, tempo addietro, lo dico perché il testimonio Marco Alessandrini, tempo addietro si doveva presentare alle primarie, mi ha detto non mi presento. Meno male perché stavo cambiando idea, io ho detto io. Ma abbracciato, ma perché? Per i grillini, ci stavo andando ai grillini, francamente c'è tutta la mia simpatia. Bravo! Al che gli ho detto comunque se ti presenti lo sai, e ho detto io che ti vengo dietro. Ah, e ho anche una certa presunzione, perché le mie idee me le sono fatte da anni, seguo il partito, anche se io sono contrario. Ad esempio, voglio coronare una causa, i non tesserati dovrebbero essere molto considerati, avere, sì sì ce ne sono molti, ma lo voglio ribadire per chi non mi conoscesse, per meglio farmi conoscere, perché evidentemente c'è un qualche cosa che non funziona. Tutti i partiti, la realtà la sappiamo tutti quanti, tutti i partiti, perlomeno io che ho girato un po' l'Italia, vedo che i partiti col passare del tempo si sono sfasciati, e se l'italiano non ha capito che per 20 anni un certo Berlusconi e lui ha creato questo disordine, vuol dire che noi stessi siamo, non abbiamo capito niente nello stesso nostro partito, perché non siamo riusciti a combatterlo, a fargli cambiare idea. Detto questo, le possibilità che noi l'Abruzzo, in Abruzzo ce l'abbiamo e sono talmente enormi, ma enormi veramente, che nessuno lo vuol valorizzare. Stiamo nel centro Italia, D'Alfonso ha detto una cosa eccezionale, dobbiamo guardare, dobbiamo vedere avanti continuamente, ma qua se seguiamo a fare le lotte di partito, di persone, di candidature e via discorrendo, chi mi conosce, no, non so, non lo so chi mi conosce, le mie idee se sono arrivate a qualcuno in presenza, a qualcuno no, sono per me l'ultima chance, diciamo, sia per il partito, perché comunque all'origine io sono di sinistra in sostanza, l'ho fatto di sinistra quando stavo in pubblica sicurezza, ma figuriamoci poi, ho detto a uno che sono pure anarchico, quello lì è saltato dalla poltrona, mentre si magnetta, e dopo ho avuto ragione col passare del tempo. Ma detto questo, io ho le mie esperienze, soprattutto anche a livello sportivo, ma il sociale l'ho visto, l'ho notato in tutte le parti d'Italia.
Dico, qua si trascura delle cose molto, moltissime importanti. Ci sono dei personaggi che assumono le cariche, stavolta una carica la voglio pure io, cioè mi candido pure io, voglio dire, al comune, che dice, ma tu che hai fatto? E io sono stato nello sport, io sono stato moltissimo tempo nello sport, ma la fattibilità, la concretezza, sei stato nello sport, ma che hai fatto? A prescindere che non ha fatto mai niente, ma anche ammettiamo abbia delle idee a livello sociale, nello sport che i ragazzi dovrebbero fare, via discorrendo, che non fanno, vuol dire che tu non hai portato a termine niente. E lo sport è una qualche cosa, siamo l'ultima nazione che non ha l'educazione fisica nelle scuole elementari. Ai tempi miei il maestro si premuniva, dice venite qua ragazzi, questo è lo sport, vedete a fare lo sport. Ma questa è una cosa abbastanza grave. Nelle scuole, io dico, se siamo diventati un popolo di sedentari, fino adesso di che cosa siamo stati a fare? Cioè, è mancata la goliardia sportiva, è mancata la serietà, è mancata di tutto e di più. Allora il partito queste volte qua non può fallire. I temi che deve abbracciare, io con Marco, al di là di un'amicizia che vabbò, risalgono ma nei tempi proprio, no, lui, anche col padre, non diretta, un po' direttamente un po' indirettamente, comunque io ho notato in giro per l'Italia non si può fare un amministratore che non è uscito mai dal rione, cioè persone che non sanno che cosa devono fare. Lui nel rione non sanno niente, se andiamo a fare le analisi di questi verso chi sono? No, io per me, secondo me, non è che voglio rispetto a un'altra persona, zero, non ci sono, non c'è quella persona che possa amministrare. Se non amministrava dentro casa sua, ammettiamo, pura gara, ma come si può fare a uscire fuori un rione in una città a vedere un qualche cosa che altre persone? Non l'ho visto mai da nessuno. E di conseguenza questa è l'opportunità, permettetemi la mia, diciamo, ho coniato la frase, per me mi è piaciuta. Allora ho detto, siccome in Abruzzo zona verde europea, mi è venuto in mente sindaco europeo. Allora ma riflettendoci, allora impariamo come cittadini. Allora diciamo, prendiamo questi amministratori che seguitano. Oh, mannaggia, mia di questa S, voglio dirti. No, ma al di là che siamo in Europa, prendiamo il vero concetto praticamente, facciamo sì che ci facciamo conoscere in Europa come una città che è bellissima, che ha bisogno di tante cose, basta incanalare l'ottica su queste tematiche e io penso che la cosa si dice. Grazie. Pure Balducci, allora siamo a posto. Tre cose molto velocissime. Allora, la prima, quando qualche giorno fa mi è arrivata un SMS sul cellulare dove mi diceva che, era Enrico Bollini, che mi diceva che avrebbe fatto una conferenza stampa con Marco Alessandrini per dire che lui avrebbe fatto un passo indietro. A me questo gesto veramente mi ha reso molto molto felice, ho subito pensato una cosa, questo ridà un po' di dignità alla politica, perché oggi si è arrivati al punto che tutti vogliono fare tutto, non si ha più il senso di quello che una persona può fare, non si fa più un esame di coscienza, io posso fare questo, più di questo non posso fare. Oggi purtroppo noi abbiamo candidati, veramente questo non riguarda il mio, candidati secondo me che io ho conosciuto in consiglio comunale, mi hanno visto solo esclusivamente delle cose che prima diceva Graziano, il marciapiede, la lampadina, la piazza davanti casa, basta.
Questo è quello che hanno fatto oggi, cioè non hanno avuto mai la visione della città di Pescara, che cosa si vuole fare, cosa si vuole organizzare per la città di Pescara. Questo deve fare un sindaco, questo nei 5 anni avrebbe dovuto fare un sindaco, e purtroppo quelli che si sono, gli altri, non parlo di Matteo Salvini, che si sono oggi così candidati, non hanno una struttura estera per poter fare questo. Questa è una prima cosa. La seconda cosa che vorrei dire, Marco Alessandrini io l'ho conosciuto da tanto tempo, come ho conosciuto da tanto tempo Enrico Paolini, con cui abbiamo collaborato, se mi permetti di dirlo, anche quando io ho fatto l'assessore al Comune di Pescara. Quindi io so la personalità, lo spessore di Enrico Paolini, che la prima cosa che vuole il bene di questa città e vuole il bene del nostro partito. Questo veramente io lo ringrazio, ma veramente di cuore. Marco Alessandrini io non lo devo assolutamente presentare. Marco Alessandrini è un amico che si è sacrificato, perché nessuno lo dice questo. Marco Alessandrini si è sacrificato nel 2009, quando tutti scappavano, nessuno voleva candidarsi in questo partito e non voleva nessuno candidarsi con la coalizione. Marco Alessandrini è stato l'unico a dire sì, sacrificandosi e sapendo tranquillamente e serenamente che sarebbe andato a perdere la partita. Lui l'ha fatto con dignità, con quello, diciamo, in pratica come lo si conosce sempre, diciamo, in pratica con la schiena dritta, ed è andato avanti pur, diciamo, in pratica ha raggiunto, secondo me, in una parentesi difficile della nostra vita politica, ha raggiunto un eccezionale risultato. Grazie a Carlo Gasperi sempre per queste bellissime performance che fa in questo suo circolo. E l'ultima cosa che voglio dire, io credo che, e non me ne voglia se devo cominciare assolutamente, anzi io sono felice che da Ciafardini faccia anche perché una novità, volto nuovo, donna, tutta la competenza. Però io avrei fatto una cosa, avrei fatto, e lì avrebbe dovuto probabilmente dimostrare qualcosa che non ha. Qualcosa che non ha fisicamente. Lei avrebbe dovuto dire Marco Alessandrini nel nostro partito si candida ed è solo lui quello a potersi candidare. Gli altri non hanno questa dignità, in quanto bisogna ricordarsi 5 anni fa, 6 anni fa, quando lui si candidò e fu il sacrificato. Questo ci dà una prossima, però oggi la politica ha acquisito la politica berlusconiana del dopo interno. Mi dai il voto, io ti do i soldi, ti do il posto e non il lavoro. Cerchiamo di togliere anche questo difetto. Cerchiamo di far essere fratelli coloro che abitano in un stesso quartiere. Nelle nazioni in Italia e fuori dall'Italia, in Europa, fanno nei quartieri pagati dai comuni delle riunioni conviviali di tutto il quartiere. Si balla, si canta insieme, e non si litiga. Si vive da fratelli. Qui c'è guerra in famiglia, dappertutto, c'è per i soldi, per i maledetti soldi, per il posto e non per il lavoro. Ognuno vuole che faccia l'altro il lavoro, che venga dall'estero. Oggi ho visto per l'ennesima volta in Piave un signore
che sembrava qualcuno che doveva chiedere l'elemosina, si è tirata la chiave e ha preso la macchina tedesca lunghissima. Oggi vediamo tanta gente che viaggia con macchine tedesche per far lavorare i lavoratori tedeschi e prendere l'indennità qui di disoccupazione. È assurdo, costoro non possono averlo, perché non viene fuori una legge che non permetta a costoro, perché sono i proprietari di queste macchine, che dovrebbero pagare anche le tasse, che invece sono state tolte per portarli fuori, per metterli in casse nascoste, eccetera. Vi ringrazio, mi auguro. Grazie. Più MMS si è detto qui, bisogna vivere sereni, tranquilli, conviviali, lavorare tutti per il bene di tutti. Un favore, vorrei essere accompagnato a casa. Scusate, auguri a tutti. Se le domande sono finite, diamo la parola a Marco. Il mio professore di scuola che dice chi è volontario, non risponde a me nessuno. Diciamo, io in omaggio a quanto ho detto, cioè che voglio correre, diciamo, chiudo qui per ringraziarvi in quanto fortunatamente un altro appuntamento, e poi un altro ancora e poi vediamo per la serata, ci scaldiamo. Quindi, insomma, non perdiamoci di vista, battiamo il ferro finché è caldo. Cercate magari anche con l'ipnosi di convincere più gente possibile a venire a votare, il dottor Amoroso potrebbe preparare qualche cosa eventualmente. E grazie a tutti, buonasera. Grazie, vediamo presto.